X-Men Apocalisse, appena visto, bello carico, ma partiamo subito del pre-film, ovvero il mio pochissimo hype. Sarà un po' la stanchezza, sarà un po' questi mille cinecomics, sarà un po' la delusione di Civil War, sono andato al cinema estremamente rilassato e senza tantissime aspettative. Colpa anche di un paio di commenti visti ieri sui vari social di persone che hanno visto le anteprime. Ho visto gridare al capolavoro, ma ho visto anche gridare alla cacata pazzesca, quindi quando vedo che c'è il 50-50 dico vabbè, allora non li considero, si annullano e mi vado a vedere il film e vediamo che cosa mi trasmette. Avevo una roba perché ho detto mamma mia, non mi aspettavo questa roba qui, un pugno in bocca di mischione di emozioni, un sacco di colori, un sacco di sentimenti, risate, ho anche pianto, mi sono anche commosso, santo Dio, mi sono gasato per tre volte, non capita spessissimo che io mi gasi in questa maniera tre volte in un film, mi è capitato tre volte in questo film, tre volte, santo Dio, non capita spessissimo, madonna che gas in quei tre momenti. Comunque non vi sto a dire i momenti perché ve li dovete vedere voi. Allora, Bryan Singer è stato bravissimo perché secondo me ha detto, sapete cosa, adesso io faccio un cazzo di film senza pretese, senza esagerare, ma torniamo indietro. Cosa deve fare un film? Deve raccontarci dei personaggi e deve raccontarci una bella storia. Una storia lineare, chiara, semplice, ed è quello che è Apocalisse, un po' come è stato I Vendicatori. Stesso effetto, e infatti io questo qui l'ho nominato I Vendicatori dell'universo 20th Century Fox Marvel. Bravi, bravi, bravi. Bravo Bryan Singer, sei riuscito a fare un film perfetto. Attenzione, non il film perfetto, la mega figata totale della Madonna, anche se personalmente reputo che lo sia, ma è un discorso mio. Ma è riuscito a fare un film perfetto, un film da manuale. Bravo, bravo, bravo. Ok, il ritmo è perfetto, abbiamo una prima parte, se vogliamo lenta, ma non lenta noiosa, lenta perché ci vengono appunto raccontati questi personaggi, in alcuni casi soffriamo, stiamo male, mi sono commosso, l'ho sentito, ho detto porca, cioè, ma malato, cazzo non mi aspettavo così tanta pesantezza tra virgolette, invece sì, hanno voluto fare un film bello, vi dirò di più, forse uno dei più grandi complimenti che nel generale potrebbe essere paragonato ai film degli anni 80, ragazzi, quei film degli anni 80, avete capito? E qui anche complice un po' l'effetto make-up. Il make-up in questo film è molto evidente, poi qui voi potete decidere come volete. Oh, che figata, sembrano i Power Rangers, bla bla bla, oppure cazzo, sembra ancora più fumetto. E io credo che sia questo il punto, perché è veramente troppo evidente questo make-up, non dico finto, ma vediamo che è make-up, principalmente nei tre bluoni della storia, cioè Apocalisse, Mistica e Bestia, cioè sono proprio belli blu e secondo me hanno anche alzato la saturazione per farci vedere questi colori vivissimi, e non solo in questo, un po' in tutto, anche nei costumi, più avanti vedremo anche velocemente dei costumi, cominciano ad esserci dei bei coloroni. Allora, qui entriamo in un discorso mio personale che può essere condivisibile o meno. Io sono nato, non nato, non è che un anno mi guardavo I Vendicatori, no, però le prime cose che leggevo erano un po' quelle ereditate da mio fratello, avevo un paio di libri pop-up dedicati a Vendicatore e l'incredibile Hulk, però quelli li avevo io. Avevo di famiglia ereditati, mentre quando ho cominciato a crescere tramite amici, Wolverine, X-Men, questa cosa mi ha affascinato e ho cominciato a comprarmi fumetti degli X-Men, ok? E i miei X-Men chi erano? Nightcrawler, Wolverine, Colosso che poi è quello che hanno fatto vedere in Deadpool, potevate infilarglielo, santo Dio! E poi Jean Grey, che poi era la Fenice, Tempesta che poi è Ororo, chi è che dimentico qualcuno, no? Vabbè, Xavier logicamente, quindi quelli erano i miei X-Men. E vi dirò di più, in questo film, come avete visto negli spot, lo dico sempre perché ho paura di spoilerare, ci sono un paio di scene dove vediamo Ciclope, che prima non l'ho detto appunto, Nightcrawler, Jean Grey, nella scena in cui c'è Wolverine ci sono anche loro tre, io ho detto finalmente, dopo l'ennesimo capitolo sono riusciti a farmi vedere i miei X-Men, e per questo è una cosa un po' personale, condivisibile chi la vedeva come me, e quindi qui... Non so, è forse il più X-Men di tutti gli X-Men per quello che mi riguarda. Quindi bravo, bravo, porca boia. Ah, sì, tanta roba, sono gasato. Quindi, altra cosa incredibile di questa seconda saga è che
riescono a migliorarsi di episodio in episodio. Già il primo X-Men, tantissima roba, tanto rispetto, anche se il discorso cronologia forse non tornava molto con i precedenti X-Men. Il 2, Giorni di un futuro passato, ottima sorpresa, rivediamo i vecchi e i nuovi, gran gaso totale. Vuoi che migliorino anche col terzo? Sono riusciti a migliorarsi, sono riusciti a fare probabilmente una delle poche saghe della storia del cinema che va in su, migliora sempre, incredibile. Questa cosa mi sembra incredibile. Ok, dicevamo dei personaggi, i personaggi ci vengono presentati i nuovi personaggi, vengono presentati i nuovi villain. La cosa carina è che molti dei nuovi personaggi in realtà sono i vecchi personaggi, ma li vediamo giovani, e ognuno riesce a ritagliarsi il proprio perfetto spazio, come succede in Avengers, per quello lo definisco simile. Poi pian piano il ritmo cresce, cominciano a vedersi un po' le slap, i pacconi, fino ad esplodere tutto in questo cataclisma totale finale che io ho trovato perfettamente in linea, perfettamente fumettoso, e ci sta senza se e senza ma, con anche qualche scelta tamarrata che magari in un altro contesto avrei detto ma no, esagerati, invece in questo contesto così ben fatto e ben fumettoso ci sta alla perfezione. Parliamo di Apocalisse, ottima prova di Oscar Isaac, bravissimo, convincente, anche questo forse è il più fumettoso di tutto per questo costume estremamente kitsch, forse un po' troppo kitsch, ma torniamo sempre al discorso del fumetto, quindi bravissimo, un bel villain affascinante, scopriamo la sua storia, scopriamo un po' tutto il suo passato, ci sta benissimo, ci sta perfettamente, la sua ultima battuta... Ciao, ciliegina su una torta della scena finale che gasa all'inverosimile, ed è una delle tre che mi hanno gasato a tonnellate. Ecco, parliamo un attimo di questo gaso, no? Vi capita mai quando siete al cinema che avete questa sensazione qui? Io faccio esattamente questo che ho fatto. In questo film l'ho fatto tre volte, ma la quarta cosa faccio? Muoio di infarto, santo Dio, angina pectoris, santo Dio, vuota di... Oh, tre scene così. Ok. Apro una piccola parentesi, se non volete, è uno spoiler minore perché già si sa e già nel trailer si sa, però se non volete mandate avanti, ok? C'è Wolverine, l'abbiamo visto, ok? Non è protagonista, si ritaglia un suo piccolo spazio che durerà dal minuto al minuto e mezzo, al massimo due, ma credo meno perché al cinema il tempo un po' svariona. Ecco, in questo cazzo di minuto e mezzo sono riusciti a farci vedere Wolverine, il Wolverine che non sono stati capaci di farci vedere in sei cazzo di film, cioè un minuto e mezzo di questo Wolverine vale tutti gli altri film che ha fatto fino adesso, credetemi, quello è Wolverine, quello che fa è quello che fa Wolverine, vacca puttana, cazzo di figata, e questo è un altro dei tre momenti in cui ho fatto così. Comunque, questo film può anche averci dei difetti, io ero talmente gasato che non ne ho visti tantissimi, però qualcosa ho visto. C'è una scena che proprio non mi ha convinto per niente, fortunatamente dura qualche secondo, però forse ci sta nel contesto, la dovrei rivedere, ma è stato un po'... è un po' quando leggo la Fastskate sulle scalinate. Una roba che potevano anche evitarci, ma non ha la stessa valenza comica. Stono un po', ma forse perché non l'ho capita io. Un altro difetto, se vogliamo, che nel complesso proprio non vale nulla, non influisce, è la doppiatrice italiana della moglie di Magneto, una roba imbarazzante. Credo che abbiano preso una badante rumena, gli hanno detto di queste battute e poi l'hanno rimessa fuori, perché proprio, dico rumena perché è straniera nel film, quindi parla un pseudo italiano, tu lo tocchi di mia madre, ed è una roba veramente imbarazzante. E poi da verificare, ma ribadisco, è da verificare, quindi non è un difetto, vorrei vederli tutti e tre per cercare di capire un po' la cronologia, se tornano i fatti con i fatti, perché io credo che questo X-Men si piazzi a metà di Giorni di un futuro passato, cioè se non ricordo male dovrei rivederlo, Giorni di un futuro passato finisce con tutta la realtà modificata in un futuro post, invece questo fa parte del primo. Boh, vabbè, mi sono un po' incasinato. Non lo so, c'è da capire questa cosa, anche perché nel finale di questo film, nella scena finale che ha poca valenza per tutta la storia, succede una roba che appunto sono curioso di rivederlo per capire di ricomporre il puzzle. Perfetto. X-Men Apocalypse, figata pazzesca, un'enorme sorpresa, considerando le aspettative, ma gasato a manella, mia moglie era gasata a manella, eravamo stracontenti. Rimanete fino ai titoli di coda perché c'è una scena importante che ci farà capire chi
sarà il prossimo villain, e qui ve lo dico, quindi non volete lo spoiler, ve lo dico lo stesso, sembra proprio che ci sarà Sinistro. Vutola Sinistro. Comunque, gran film, andatelo a vedere, voi poi pensate quello che volete, questa qui è la mia sensazione, non è la vostra, è quello che provo io, quindi non è la verità assoluta dei super mega fans, dei super mega recensori che sanno tutto, no, questa è la mia e basta. Mi raccomando, Vuttana Visione, questo è Vuttana, questo film, timbrone, Vuttana che film. Mi raccomando, condividete, mettete like, Robinani, Lega Nerd, seguiteci, fate quello, scrivetemi, insomma, gasatemi a bestia, fate quello che volete, insomma, sono qua, mi diverto un sacco di passione, bella voi, ciao e ci vediamo alla prossima!